È con grandissimo piacere che oggi presentiamo la rivista online Bari Inedita. Questa presentazione l'abbiamo programmata, insomma, finalmente è arrivato il momento. Ne abbiamo parlato diverse volte con Giancarlo Di Paola, ma mi ha illustrato il progetto, che adesso illustrerà chiaramente a tutti voi. È un bellissimo progetto editoriale che coinvolge giovani, che ha degli scopi che appunto poi diremo nel corso del nostro incontro. E del resto giovane, anche il direttore responsabile, Marco Montrone. Abbiamo un ospite graditissimo, veramente straordinariamente gradito, che è Alessio Giannone, interprete, inventore, ma non solo. Entriamo nel vivo del nostro incontro, cedo il microfono a Giancarlo. Nella mia attività di presidente amministratore delegato della vecchia azienda, arrivava il giornalista quasi sempre in qualche modo mal disposto verso la nostra attività, la mia attività, e poi questo se ne andava entusiasta di quello, di tutte le, non posso dire il termine preciso, di tutte le sciocchezze che io gli avevo raccontato nel corso. L'unico giornalista che non è rientrato in questa cosa è stato Marco Montrone, il quale non venne mal disposto e uscì un po' più mal disposto di quanto era venuto nella prima volta, realizzando un articolo che io apprezzai particolarmente. Poi, dopodiché, i nostri destini si separarono e ovviamente, diciamo, dopo un po' di tempo mi è venuto a trovare, circa un anno fa, raccontandomi di questo fatto, cioè del fatto che lui svolgeva anche un'attività, diciamo, un po' di trasmissione di conoscenza per giovani che volevano intraprendere l'attività di giornalista, che avevano questo, diciamo, fuoco, perché per fare giornalista bisogna avere questo fuoco, e che praticamente si trovavano plafonati. Noi ci siamo scambiati delle mail e alla fine siamo arrivati al punto che un anno fa circa abbiamo fondato una testata giornalistica registrata, lui è giornalista professionista, registrato, diciamo, il direttore responsabile e quant'altro, e abbiamo avviato questa avventura. Questa avventura che si caratterizza per alcuni aspetti. Innanzitutto il nome. Prima abbiamo dato il nome e poi dal nome abbiamo stabilito che cosa volevamo fare. E da parte di una ragazza che poi casualmente non collabora più, tra l'altro, diciamo, no? Mi si viene fuori questa idea Bari Inedita e ovviamente ci incuriosì, ci piacque questa idea. Poi, cioè, non è che noi avevamo avuto l'idea di farlo così il giornale, cioè prima abbiamo fatto il nome e poi dal nome abbiamo deciso che cosa doveva essere, cioè doveva essere l'insieme di tutte le storie che non troviamo sugli altri giornali, cioè storie minime della città, minime per modo di dire, no? Delle storie che raccontano tutto ciò che avviene nella nostra città, ovviamente città intesa come area metropolitana allargata, no? E queste storie vengono raccontate da dei giovani che ovviamente iniziano un'attività, una carriera, un percorso per quanto riguarda il fatto di scrivere su un giornale. Il giornalismo è fondato fondamentalmente su due cose: uno, l'indipendenza. Per una serie di circostanze, voglio dire, ogni testata giornalistica in Italia è legata a partiti politici, sindacati, Confindustria e così via, mentre invece a me sarebbe piaciuto fare un giornale appunto non legato a nulla. Seconda cosa, volevo parlare di cose, appunto di argomenti di cui gli altri giornali non trattano. Perché tutti gli altri giornali parlano di cronaca nera oppure chiacchiera politica, che molto spesso non è politica ma è chiacchiera. Per esempio, non ho parlato dell'omicidio di Sanicandro, sia perché c'è già chi ne ha parlato, ne può parlare molto meglio di noi, ma anche perché non ci interessa, perché quella notizia finisce lì, mentre invece le nostre notizie sono notizie che noi scriviamo oggi, ma tra 10 anni potranno essere lette, varranno per sempre. Noi vogliamo dare uno spunto di riflessione a chi legge. Noi siamo un giornale online, online perché ormai se una persona vuole avere una notizia va su online, cioè secondo me. Mentre prima ci si alzava la mattina, si leggeva il giornale, poi ci si alzava la mattina, si accendeva la televisione, adesso ci si alza la mattina e ci si collega a internet. Bari Inedita dà ai ragazzi come me un entusiasmo, una voglia di crescere, una voglia di migliorare assurda, perché tu vai lì in riunione, a parte che conosci tante persone, ti confronti, impari a lavorare in squadra, impari anche a capire che le tue idee non sono necessariamente quelle giuste, impari a porti in una maniera magari che non è quella che usavi prima, impari a conoscere anche persone al di fuori della redazione. Questa è una cosa che aiuta tantissimo e aiuterà, penso, anche un domani. Noi cerchiamo le storie minime, poi scopriamo che dietro quelle storie minime ci sono cose grandi.
alle volte anche chi le vive quelle storie non si rende conto della bellezza che possiede e che deve essere raccontata, perché una storia finché non viene raccontata praticamente non esiste. Per esempio, una cosa bella che mi è successo quando ho raccontato la storia di Gioele Pignone. Chi è Gioele Pignone? La Gazzetta ha parlato come dell'uomo più abbronzato di Bari, uno che tutti i giorni andava a pane e pomodoro a prendere il sole. Ma non, nessuno sapeva che invece Gioele Pignone è stato il primo radioamatore di Bari e ci ha raccontato delle cose meravigliose. Lui è stato colui che ha fondato il SERV, il servizio d'emergenza radio. Per raggiungere quella storia, io ho vissuto un'altra storia che mi ha fatto aprire gli occhi e lui voleva fare, le ha raccontate, delle cose fantastiche, mi è piaciuto raccontare. Quindi sono storie che contengono altre storie.